Siamo al via della Coppa Sabatini, mancano pochi minuti alla partenza. Sentiamo da Angelo Canzonieri con quale spirito si affronta questa gara, Angelo. Ma io personalmente non ho grandi ambizioni, perché ormai diciamo la condizione è un po' svanita così, allora cercherò di aiutare un po' i compagni all'inizio. C'è qui il Gallo che va bene, quindi si cerca di aiutare lui oggi. E sentiamolo il Gallo, un toscano corre sulle strade di casa, il Gallo sarebbe niente che Enrico Galleschi. Allora Enrico, oggi? Spero di fare una bella corsa, conosco bene il percorso, è adatta alle mie caratteristiche, perché non essendo molto duro potrei arrivare anche con gruppetta allo sprint. Sentiamo da Giuseppe Saronni al via della Coppa Sabatini. Allora Giuseppe, mi sembra tu stia attraversando un ottimo momento di forma, oggi speri di centrare il successo? Vabbè, si spera di poter fare una bella corsa sicuramente, è un periodo sì che sto abbastanza bene, così vorrei chiudere un'annata molto sfortunata con delle buone corse. Ultimamente sono andato bene, spero di concludere anche qui con una buona corsa. E questo per preparare la stagione 90, che sicuramente ti vedrà ancora, direi, in sella con un rinnovato entusiasmo. Beh sì, sicuramente sarò in sella ancora un anno e speriamo di trovare delle motivazioni e soprattutto dei nuovi stimoli per poter fare una bella annata. Sentiamo dallo svizzero Urs Zimmermann alla partenza della Coppa Sabatini. Allora cosa speri di fare oggi? Si spera sempre di rimanere con il primo gruppo. Penso andiamo a vedere una corsa molto aperta, molto vivo. Vanno a essere molte fughe su circuiti e vince un bel corridore. Senti, pensi ci sia un favorito, qualche nome, te la sentiresti di fare qualche nome? La nostra parte contiamo un po' su Acacio da Silva, per me il grande favorito è Fondriest. Ed eccoci alla partenza nella piazza principale di Pomarance. Vedete questi bambini, direi quest'oggi è stata veramente festa anche per le scolaresche, ne abbiamo incontrati moltissimi di bambini lungo il percorso, e qui i 143 atleti, quindi direi veramente un numero elevato dei 190 circa che avevano mandato la loro iscrizione, si muovono e partono da Pomarance. Lo scenario di gara era veramente splendido, le colline che circondano queste località sono veramente splendide. Qui c'è il primo tentativo della giornata, è nato praticamente subito all'inizio, è William Dazzani, l'atleta della Verinet Remac, che praticamente se n'è andato subito dopo la partenza. Lo vediamo, non si sta dannando più di tanto direi, ma il suo vantaggio al settimo chilometro era già di un minuto. Poi Dazzani ha ritenuto opportuno non insistere in questo tentativo che era direi quasi impossibile, avendo davanti 225 chilometri da percorrere. Vediamo ancora il corridore di Patron Cioli in queste immagini che portano i corridori ancora più a sud di Pomarance, dove ricordo è stato preso il via da questa 37esima coppa. Ed eccoci su queste belle immagini dei famosi soffioni di Larderello, infatti con la corsa stiamo per transitare da Larderello e William Dazzani è ancora al comando, anche se dopo una dozzina di chilometri praticamente si rialzerà e verrà ripreso. La corsa a questo punto entra in una fase di stanca, come molte volte avviene nei professionisti. Ci sono stati un centinaio di chilometri percorsi ad andatura poco più che turistica. Qui siamo al secondo passaggio da Peccioli dopo 130 chilometri. Vediamo Di Basco che aveva allungato, tutti pensavano ad un'azione del corridore pisano, invece ha messo piede a terra e abbiamo visto aveva qualcosa forse alla catena e Di Basco si è fermato. Il gruppo è ancora compatto, guidato da Lelli, Massimiliano Lelli, un corridore grossetano di Manciano che gareggia nell'Atala. Vediamo Lelli appunto in testa al plotone che è ancora forte di un 130 atleti. I corridori si stanno portando per la seconda volta verso l'abitato di Peccioli. Vediamo il lungo serpente multicolore, i corridori stanno venendo su direi regolari, non si impegnano più di tanto. Vediamo di riconoscere qualcuno, abbiamo visto Ballerini, questo è Sciandri,
poi vediamo altri concorrenti che stanno sfilando davanti. Eccoci su Maurizio Fondrieste, il campione, ex campione del mondo, che è ritornato a correre con la casacca giallo-nera della Del Tongo Val di Non. Eccoci sui francesi e sugli svizzeri della Swiss, abbiamo i corridori dell'Atala, qui praticamente siamo quasi in fondo al plotone che vediamo ancora una volta, ripeto, sta marciando piuttosto tranquillo dopo 130 km circa di gara. I corridori stanno per entrare nell'abitato di Peccioli, questa cittadina in provincia di Pisa che organizza questa classica che ormai direi ogni anno gli sportivi hanno l'opportunità di seguirla da vicino e quest'anno, dicevo poc'anzi, ha avuto un grosso successo. Eccoci sul danese Rolf Sørensen, uno dei giovani, anche se da diversi anni ormai è professionista, più interessanti del panorama ciclistico internazionale, il corridore dell'Ariostea, vediamo, sta salutando alcuni sportivi e praticamente quasi in fondo al gruppo. Ripeto, qui siamo a 100, dopo 130 km di gara, al passaggio, secondo passaggio della giornata da Peccioli. Ancora il gruppo che sta per ritransitare sotto lo striscione del traguardo, vediamo il viale dove poi si concluderà la corsa, sono ormai, la testa è già transitata, gli ultimi sono a 50 metri dal passaggio sotto l'arrivo. Vediamo appunto i corridori che stanno, ripeto, transitando per la seconda volta da Peccioli. Ricordo che questa gara è organizzata dall'Unione Ciclistica Pecciolese, che quest'anno si è avvalsa della collaborazione della Pomarance. Ed eccoci a 55 km dalla conclusione, c'è un tentativo a due che vede per protagonisti Gelfi e Chiappucci. Gelfi, il giovane della Del Tongo, Chiappucci, l'atleta della Carrera, che quest'anno ha centrato il primo successo da quando gareggia nei professionisti, mentre Gelfi è uno dei giovani più interessanti del panorama ciclistico nazionale. Ma anche in questo caso vediamo il vantaggio non supera mai i 25 secondi. Sono state soprattutto queste due squadre, la Del Tongo e la Carrera, a fare questa gara. Entrambe cercavano il successo e qui vediamo all'attacco lo svizzero Urs Zimmermann. A questo passaggio mancano due giri alla conclusione, siamo ancora nell'abitato di Peccioli, 32 km all'arrivo, e vediamo Stefano Tomasini che conduce l'inseguimento a 20 secondi. Come avete ascoltato nelle interviste, Zimmermann aveva pronosticato Fondrieste e questa volta l'ha azzeccata in pieno. Ecco ancora Fondrieste al passaggio. Per il momento il corridore di Kles rimane a centrogruppo tranquillo, facendo lavorare i compagni di squadra. A questo punto, ripeto, siamo a due giri dal termine con Zimmermann che ha 20 secondi di vantaggio sul gruppo. Fra poco il suo vantaggio toccherà la punta massima di 40 secondi, ma a questo punto sarà ancora la Del Tongo che annullerà questo tentativo. Eccoci su Urs Zimmermann, un corridore che quest'anno, dobbiamo dirlo, ha parzialmente deluso le attese, lo ricordiamo grande protagonista al Tour de France, ottimo protagonista anche al Giro d'Italia. Quest'anno il corridore svizzero ha avuto un'annata piuttosto difficile. Lo vediamo in queste belle inquadrature, a questo punto siamo ad una ventina di chilometri dalla conclusione, Zimmermann insiste nel suo tentativo, il vantaggio a questo punto è di 25 secondi, ma ripeto, gli uomini di Bartolozzi in testa al plotone sono al lavoro e fra poco si riporteranno sul corridore elvetico che verrà ripreso proprio nell'abitato di Peccioli quando suonerà la campana che preannuncia l'ultimo giro. A quel punto mancavano 16 km alla conclusione di questa 37esima Coppa Sabatini. Vediamo Zimmermann che fra poco volterà a sinistra e si porterà per l'ennesima volta a Peccioli, ma ripeto, ormai sente il fiato degli inseguitori alle sue spalle e fra poco lungo la rampa che condurrà i corridori nell'abitato di Peccioli verrà ripreso. E vediamo Wilson che è stato il primo a riportarsi su Zimmermann e parte in contropiede. L'australiano Wilson, lo ricordiamo, ha gareggiato per diverse stagioni in Italia alla corte di Primo Franchini. Eccoci su Zimmermann che ormai ha mollato, ma anche il gruppo degli inseguitori sta vigile. Abbiamo visto Fondrieste che a questo punto si era portato nelle prime posizioni. È un gruppo, come potete vedere, ancora molto folto.
È un percorso direi spettacolare, ma forse non è molto difficile, quindi come potete vedere a 15 km dalla conclusione erano ancora un'ottantina i corridori tutti assieme. E qui siamo all'arrivo. Dobbiamo dire che a 700 metri dal traguardo c'è stato un attacco di Antonio Fanelli, il corridore della Polli Mobis Sport e Fanini, ha piantato tutti, sullo scatto ha guadagnato 70-80 metri, Fanelli per qualche centinaio di metri ha accarezzato il sogno di poter vincere questa gara, lo vediamo fra poco, lo dovremo vedere comparire in fondo al rettilineo assiepato da due ali di folla veramente immense, ma dicevo ai 300 metri, ecco Fanelli, ancora qualche macchina di vantaggio su Fondrieste, Fondrieste già in progressione, lo vediamo inesorabile, sta recuperando sul corridore della Polli, si volta, ormai Fondrieste si accorge che per lui è fatta e alza le braccia al cielo e va a conquistare il successo, mentre Fanelli ha un gesto di stizza e praticamente abbiamo visto battere le mani sul manubrio della bicicletta, direi per non essere riuscito a centrare questo successo, ma dobbiamo dire che quest'oggi Fanelli è stato veramente grande e quindi credo che un secondo posto, come poi ci dirà nelle interviste, alle spalle del campione del mondo Fondrieste non sia veramente da buttare. Ecco ancora Maurizio Fondrieste che sta ritornando. Allora Antonio Fanelli, grande protagonista quest'oggi, secondo qui. Antonio, fino a 50 metri dal traguardo speravi di farcela? Beh, della verità io ero convinto di poter fare una bella gara, sapevo che l'arrivo era dato a me e sono partito agli ultimi 700 metri, forse un po' troppo presto, comunque io penso di essere stato battuto dal più forte che ci sia nel mondo, perciò sono contento uguale. Ecco, comunque una bella prova di Antonio Fanelli in vista del 90, speri naturalmente l'anno prossimo di essere ancora nel gruppo. Beh, io penso che con questo risultato penso di aver dimostrato anche a Fanini che mi deve dare l'opportunità di continuare il prossimo anno. Questo lo decide lui e speriamo. Sentiamo da Maurizio Fondrieste. Allora Maurizio, finalmente diciamo ci voleva questa vittoria. Dopo 9 secondi posti è giunta un'altra affermazione piuttosto importante. Come avevi impostato la gara? Visto che quest'anno presentavo un circuito finale qua a Peccioli di tre giri, io volevo arrivare o tutti in gruppo o insomma col primo gruppo, perché in un arrivo così mi si dice molto, e difatti ho fatto lavorare tutta la mia squadra che oggi ha lavorato perfettamente fino qua ai piedi della salita, poi ho controllato i migliori, è scattato Fanelli dopo l'ultimo chilometro, io sono rimasto là ancora un attimo a aspettare, poi visto che nessuno andava a prenderlo sono partito penso ai 350 metri, l'ho passato qua sul rettilineo d'arrivo. E sentiamo ora un commento così a caldo dal presidente dell'Unione Ciclistica Pesciolese, Ottorino Marianelli. Mi sembra, io ho visto oggi veramente una fiumana di gente e soprattutto un vincitore di grido. Mi sembra che tu abbia già detto tutto, è la verità. Sono manifestazioni che costano tempo, lasciamo perdere il denaro perché, però devo essere sincero, siamo proprio felici di essere stanchi, di essere riusciti a organizzare, diciamo, a organizzare una gara che poi in contesto la gara stessa ci ha riscattato, diciamo, del tempo e del sacrificio che tutta l'equipe ha messo per fare questa manifestazione. Quindi praticamente la Coppa Sabatini sembra aver trovato una giusta collocazione all'inizio di ottobre alla vigilia delle ultime gare. Sì, sicuramente la locazione penso sia giusta, se ne sono accorti tutti, anche Fondrieste oggi, mi dà l'impressione che nel palazzo non se ne siano ancora accorti, perché questo bagno di folla i nostri rappresentanti nella Lega e nella Federazione dovrebbero venirli a vedere, questo ciclismo nuovo dovrebbero venirli a vedere. E dal prossimo 15 di ottobre, che avremo una riunione nella Lega, in tutto l'inverno cercheremo di avere i nostri diritti, che in questa manifestazione sicuramente non ci sono tutti, poi qualcuno se ne accorgerà.